Eh sì, il freddo sta arrivando. Ma cosa dobbiamo fare se non vogliamo utilizzare la nostra stufa pellet e non consumare tutti i sacchi che già ci siamo messi da parte per l'inverno? Venite con me perché sotto ho trovato un apparecchio che ci risolverà il problema, perché con quello lì riusciremo a scaldarci senza utilizzare la stufa pellet in questi momenti dove il freddo non è così intenso, quindi ci darà una grossa mano, perché con quello possiamo andare avanti anche fino a novembre, forse inizi di dicembre inoltrato. Quindi seguitemi, rimanete sintonizzati e iscrivetevi al canale, commentate mi raccomando, perché così mi potete dare consigli e se volete avere voi dei consigli potete scriverlo. Io rispondo a tutti, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Eccoci qua nel mio magazzino barra garage, dove qui ho già preparato il tutto perché vi ho già messo a disposizione quello che ci servirà. Questo qui è un riscaldatore a gasolio. In che senso? Lui aspira aria attraverso questo tubo, aspira l'aria di fuori, la riscalda all'interno utilizzando il gasolio, perché lui all'interno ha un motore con una pompa che prende il gasolio, lo riscalda e lo tira fuori di qua, tira fuori l'aria calda. Quindi questa qui sarà la parte che starà in casa. Questa qua che cos'è? È una marmitta. La marmitta serve perché lui ha ovviamente un motore diesel, quindi questo motore deve far uscire il gas di scarico. Quindi questo qui, facendo uscire il gas di scarico, ovviamente deve stare al di fuori. Quindi per questo normalmente a voi vi arriva una cosa del genere lunga così, che dovete tenerla fuori, ma io vi faccio vedere subito questa marmitta, questa prolunga, perché io la vado a inserire qua e questa sta molto più lontana, perché cosa succede? Più sta lontana e meno gas di scarico prende lui, cioè aspira. Infatti, se lui aspira gas di scarico è più facile che vi esca di qua. Quindi meglio che questo sia più lontano possibile, come ho fatto io. Quindi questo è semplicemente per il suo piccolo motorino. Sentirete semplicemente un tic 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 così. Questo è il suo rumore. Ovviamente che sentiremo l'aria uscire di fuori di questo tubo, che questo tubo entrando in casa vi terrà caldi, perché questo qui vi aiuta a scaldare nelle prime fasi dell'inverno, perché quando c'è un inverno rigido rigido ovviamente che ci va un ausilio, una stufa a pellet o un camino, o accendete il gas dei termosifoni. Se voi utilizzate ovviamente 4 su 4 mesi o 5 mesi di freddo, un mese e mezzo utilizzate questo, gli ultimi 2 mesi e mezzo utilizzate questo, vuol dire che un mese barra due dovete utilizzare invece la stufa a pellet, e quindi avere un enorme risparmio economico, perché così non dovete utilizzare molto molto pellet o molto molto gas. Questo vi risparmia i primi mesi e gli ultimi mesi, ma ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Venite con me. Allora, questo qui è il riscaldatore a gasolio, eccolo qua con tutta la sua bellezza. Qui ha il serbatoio che attualmente è vuoto, devo riempirlo. Come vedete, questo è un tubicino, il tubicino del gasolio con l'aspirazione, questa parte qui. Questa qui invece è la marmitta, e questo qui è semplicemente il tubo dove riesce l'aria calda. Questo spinotto io l'ho tolto, è il suo display, praticamente ha un display dove potete vedere le temperature, modificare i parametri e attivare un timer di accensione o spegnimento, quindi è molto utile. Io, creando questo mobiletto, evito a lui o al gasolio all'interno di congelare. Comunque, se lo vernicio, lo dovrei verniciare, sicuramente verrà più bello. Come potete vedere qui abbiamo questo trasformatore. Questo qui è un alimentatore. È un alimentatore che vi dico subito è da 12 volt 20 ampere. Questo qui vi aiuterà a farlo partire, perché dobbiamo collegarlo alla corrente. Questo qui ve lo lascio in descrizione, su Amazon, potete quindi acquistarlo dal link che vi lascio nella descrizione o nei commenti. Costa poco, una ventina di euro, non nulla di più. Ovviamente vi lascio anche il
riscaldatore, inseriamolo così, lo tiro da qui sotto e il gioco è fatto, come potete vedere. Faccio vedere un po' meglio, ok, così come potete vedere è entrato. Lì ho fatto un buco per poter far uscire questo qui, il tubo. Sotto ho fatto un buco per far uscire la marmitta e qua può aspirare l'aria dal di fuori. Poi questo qui che andrà qui dentro, ok, dovrà entrare il tubo e questo qui allungherete quanto volete, o se ne comprate uno più lungo perché vi richiede, vi necessita qualcosa di più lungo, potete metterlo. Questo cosa facciamo? Lo chiudiamo e il gioco è fatto e avete il vostro riscaldatore a gasolio, molto molto semplice. Nel prossimo video sicuramente ve lo accenderò, così vi faccio vedere l'effettiva potenza di questo riscaldatore, anche perché devo andarlo a montare sopra, quindi vi farò vedere come funziona. Quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando, commentate, chiedete informazioni perché io vi rispondo sempre. Quindi accendete la campanella così riceverete solo una notifica che è uscito il mio video, in modo da poter vedere come funziona questo. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video. Ciao.